Allora, siamo con Raffaele Nolè. Raffaele, arriva il Varese e per te sono 100 con la maglia rosso-verde. Direi un primo bel traguardo. Beh sì, un traguardo che mi fa molto piacere, perché comunque è arrivato in una città dove sto molto bene, quindi ringrazio un po' tutti, sia la gente, sia la società, e un po' tutti, perché comunque mi hanno aiutato a fare queste 100 presenze e soprattutto a togliermi qualche soddisfazione insieme. Senti, un bel periodo passato a Terni, qualche contrattempo dal punto di vista fisico, qualche invece soddisfazione, no? Importante, momenti sicuramente importanti. Quello di oggi che tipo di momento è per la Ternana e per Raffaele Nolè? Beh, personalmente penso che è un rilancio, perché comunque vengo da un infortunio abbastanza importante e voglio comunque rilanciarmi e fare bene ancora in questo campionato. Poi a livello di squadra soprattutto è un momento delicatissimo, perché comunque vediamo, dopo 7 risultati utili di fila, comunque siamo sempre lì sotto e non dobbiamo mollare e dobbiamo cercare di arrivare subito ai 50 punti. Senti, per te anche mi sembra sia un momento abbastanza buono sul piano fisico, sul piano del rendimento anche. Sì, sto cercando di arrivare al diciamo al top. Era un bel po' che non mi sentivo bene, sia un po' mentalmente e sia fisicamente, perché comunque dopo l'infortunio il ginocchio sta bene, però mentalmente non lo fai apposta, ma ci pensi. Senti, l'ultima cosa, arriva il Varese, difficoltà nell'affrontare questa squadra in considerazione anche della partita dell'andata. Sì, il Varese sappiamo comunque è un organico importante, come a noi anche a loro servono punti, e come sappiamo il girone di ritorno è molto più difficile, quindi dobbiamo cercare di non fare più passi falsi in casa e cercare di portare i 3 punti. Grazie. Grazie a te.